Salve a tutti ragazze, allora oggi video sulla review delle fragranze che ho preso da Grassfruit. Allora, io di queste fragranze devo fare una recensione totalmente positiva perché a me sinceramente ne ho prese tante e di tutte quelle che ho preso hanno una resa favolosa. Cioè, veramente ne bastano poche gocce per profumare e hanno dei profumi veramente bellissimi. Almeno su tutte quelle che ho preso, solo una in particolare non mi è tanto piaciuta. Però adesso vi faccio vedere, io le ho qui sul tavolo, non so se le potete vedere, vediamo. Sì, eccole. Io ho queste qui. Ho preso anche questi qua che sono da 30 ml, uno l'ho quasi finito. E niente, adesso. Ok. Allora, cominciamo da quelle flower oil, cioè quelle che si usano per fare burro cacao, cioè che si possono mettere in bocca, ecco qua. Allora, di quelle flower oil ce n'è una che mi è piaciuta particolarmente ed è Honey, cioè la fragranza di miele. Questa qua. Mamma mia, mi fa proprio, è buona, buona, a me piace proprio l'odore del miele, infatti come avete visto lo metto nei saponi, lo metto nelle candele, lo metto dappertutto perché a me piace. Poi ho preso Coconut, la fragranza di cocco. Questa, pure questa è buona, solo che la preferisco più nelle cose o estive o magari in una crema, cioè farmi un burro cacao al cocco non mi piace, infatti la sto utilizzando non come flower oil, la metto nelle creme. Poi ho preso Bubble Gum, che è buonissima, ho fatto anche delle mie amiche e dei miei amici dei burro cacao con questa fragranza e vi assicuro stanno uscendo pazzi, infatti ogni volta che finiscono il burro cacao mi fanno per favore me lo rifai e io va bene. E di questa fragranza devo dire che ha una resa veramente favolosa, ne basta tipo in un burro cacao una goccia o due gocce e profuma che è una meraviglia, anzi due gocce è proprio tantissimo se la vogliamo dire tutta perché secondo me basta anche una goccia sola, infatti ne ho fatti tanti, non so se si vede ma è veramente piena ancora la boccetta. Poi vado un po' veloce perché così, siccome sono tante, non vorrei che il video durasse una vita. Ho preso Vanilla Cream, che sarebbe una vaniglia. Pure questa è molto buona. Io l'ho associata al latte, alla fragranza latte, in un sapone e viene veramente meravigliosa. Perché poi bisogna anche associare. Perché associando due, magari due o tre fragranze, si crea una profumazione nuova. Questo sta alla vostra fantasia e ai vostri gusti, ovviamente. Poi ho preso cioccolato, sempre flower oil, e sinceramente non mi piace. Non mi piace, non mi piace, non mi piace perché mi aspettavo un odore di cacao, invece non lo so, per me è troppo forte. Magari quest'inverno la userò in un burro montato, in qualcosa del genere, comunque le userò tutte perché non si butta mai niente. Poi ho preso Mixed Berries, sarebbe un mix di frutti rossi. Questa è anche buona, mi piace. Mi piace, mi piace, ma infatti come vedete sono quasi tutte piene perché ne basta veramente poco. Io ho fatto un burro cacao per provarli con tutti questi flower oil e veramente ne ho messo una goccia, massimo due e secondo me mi dureranno una vita queste fragranze qua, veramente sono buone. Poi passiamo a quelle, le fragranze normali, non flower oil, che ho preso. Allora, devo dire che già due le ho finite, perché ho fatto dei profumi. Ho fatto con la gardenia a mia mamma, che veramente è uscito un profumo veramente bellissimo. E un altro era la fragranza Pink Sugar, che sa un po' di zucchero filato, non so come dire, l'ho fatto un profumo a mia sorella. E poi allora, ci sono queste qua che ho preso io, che sono Vahine, che sarebbe il fiore della passione. Adesso ho visto anche nelle erboristerie è uscita una linea con questa fragranza, fanno di tutto, sapone, bagnoschiuma, profumo, deodorante per ambienti, fanno tutto. E io l'ho presa. Devo dire che questa qua
Ha un odore veramente delicato e ve lo ripeto, come quelle flower oil, veramente ne basta poche gocce. Tipo per una crema di 100 ml io ne metto massimo 3-4 per dirvi, perché anche poi è bella la profumazione delicata, non quella troppo pesante, perché troppo pesante poi alla fine magari la crema o qualsiasi cosa si fa si stufa, non passa la voglia di farlo. Poi ho preso Clean Fresh, che sarebbe profumo di pulito, questo lo sto usando tantissimo. Ho fatto sia per esempio, io questa qua l'ho messa come, ho fatto una polvere deodorante e insieme all'olio essenziale di menta ho messo questo ed è veramente buono. Poi ho preso come fragranze fiorite, diciamo, ho preso Daffodil, che in italiano non mi ricordo come si chiama. Sarebbe un fiore. Noi li chiamiamo qua in dialetto i fiori di San Giuseppe o la pasta e ceci per dire, ma in italiano non mi ricordo come si chiama. Magari vi metto una nuvolina qua sotto. E questo è veramente delicato. Ha un profumo, con questo qua ci ho fatto già un sapone, è veramente uscito benissimo, proprio buono. Poi uno dei miei preferiti è Jasmine, Gelsomino. Mamma mia, questo qua veramente. Mi sto obbligando ad usare tutto, però per voi questo è altro. Ma questo qua è uno dei miei preferiti. Come fragranza fiorita, è veramente. Con questo e quello alla rosa sono i miei preferiti. Anche perché io tempo fa avevo comprato un olio essenziale di gelsomino. E siccome l'olio essenziale di gelsomino, come quello di rosa, costano parecchio, perché hanno una resa minore rispetto agli altri quando vengono fabbricati gli oli essenziali, quindi costa di più. L'ho usato praticamente 2 volte e poi l'ho perso in casa, non lo so, mi è scomparso praticamente. Poi ho preso, tornando alle fragranze, ho preso la fragranza cocco, un'altra, non flower oil. Questa mi piace di più dell'altra, ha un odore di cocco fruttato, non so, dolce. A me non piacciono particolarmente le fragranze dolci, però devo dire che questa qua di cocco mi piace. So se si vede, no, perché c'è controluce, coco, not. Poi ho preso Captivate, questa fragranza veramente è un buon profumo, cioè io la userei quasi per tutto, va bene proprio per tutto, per fare saponi, per fare veramente, tranne ovviamente da mettere sulle labbra, però per il resto veramente la userei su tutto perché è una fragranza che secondo me non dispiace a nessuno, perché proprio il nome, no? Come ha detto anche Carlita Dolce in una delle sue review delle fragranze, ti cattura, non so, è proprio buono. Cioè, secondo me non dispiace a nessuno questa fragranza. Poi ho preso Frangipani, mamma mia, questo qua è veramente buono. Questo è buono anche. È buono, mi sa un po' di caramelle di una volta, non so che cosa c'entra con il frangipani, però vi assicuro, è buono, 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 buono. Poi ho preso Gardenia, no, Magnolia questo, Magnolia. Ho tolto il tappino odoratore perché ho fatto un altro profumo, qua ancora però ne ho quasi metà. Mamma mia, buona. Ve lo dico, io mi sono innamorato delle fragranze di Grapefruit. Poi vi parlerò anche di altre. Allora, questo è Scott Honey. Questo qua è un odore di miele diverso da quello per le labbra Flower Oil. Ha una fragranza di miele, non lo so, come. No, no, è veramente buono, non vi so spiegare benissimo, però è un miele strano, non tipo quando lo metti nel latte, non lo so, è una fragranza veramente buona quella, avete capito che a me mi piace. Un'altra fragranza che io consiglio se volete fare degli spignatti per uomini, che a me veramente è piaciuta insieme a un'altra con cui mi sono fatto il profumo, che sarebbe questa, Mediterraneo, infatti l'ho finita praticamente, me ne resta forse per fare un altro profumo. E Mediterraneo è quella che mi è piaciuta in assoluto più di tutte, cioè è una fragranza veramente buona,
Che infatti ho visto la review di Carletta Dolce, allora ho deciso, siccome era il mio primo ordine da Grace Fruit, ho detto prendiamolo da 30 ml, così so che mi farò il profumo. E poi ho preso un'altra fragranza. Due ne ho prese per farmi i profumi. Una mi ha deluso e una l'ho sottovalutata. Allora, quella che mi ha deluso è questa qua, che si chiama, si è cancellato anche il nome, Pomegranate Noir. Sarebbe tipo il melograno, però era consigliata proprio anche sul sito come fragranza maschile. Io la odio. Cioè, infatti è tutta qua perché è troppo, troppo, troppo speziata. Magari a chi piace l'odore speziato va bene. Io non adoro quel proprio pungente, una cosa pungente non. No, ho provato a fare un po' il profumo e non mi piace. Ho provato a farmi il dopobarba con quello e praticamente ho buttato tutto il dopobarba perché non, la fragranza proprio, ne ho messe poche gocce. No, non mi piace neanche mixata, magari la userò per fare i saponi a Natale così la riciclo un pochino, quelli che dovrò regalare che farò i pacchetti. Invece una fragranza che ho sottovalutato e che è veramente buona è Nautical. Questa qui è veramente buona, cioè come ha un odore fresco, proprio fresco. Mi piace, mi è caduta una goccia. Cioè questa qua, io la, se farò un ordine di nuovo da Grace Fruit, cosa che è un po' dubito perché le spese di spedizione ti mangiano, nel senso che se non fai un ordine grande tipo di 150 o passa euro non ne vale la pena, perché mi sembra che le spese di spedizione siano 30 e passa euro per dire. Mentre un sito adesso nuovo che vende le fragranze, devo dire che anche se ancora non le ho acquistate, però hanno una buona resa, ho visto delle review, è il sito di Dada Lindo. Quelle saranno le mie prossime fragranze che comprerò, perché innanzitutto anche se magari questa qua io l'avrò pagata 3 euro, anche se la resa è la stessa, però non ho quelle spese di spedizione. Non ho il problema che, per esempio, io avevo paura che il pacco non mi arrivava. Sinceramente, queste fragranze sono buone, ma le prossime le comprerò lì. Perché ho sentito delle recensioni positive e sinceramente mi fido, per questo si fanno, no? Altrimenti non la farei neanche io. La prossima fragranza è la fragranza Carena, che sarebbe la fragranza, se non mi sbaglio, della crema Nivea. Della crema, e questa è buona, l'ho usata già per due creme e mi sono trovato bene. Poi ho preso la fragranza Snow, le neve. Questa qua è veramente molto, molto delicata, l'ho usata per fare dei saponi e mi sono trovato veramente bene, cioè buona, buona. Poi vaniglia sugar, la vaniglia zuccherata mi fa impazzire, è proprio buona, un odore di vaniglia molto 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 dolce. Ripeto che a me gli odori, cioè le fragranze veramente dolci non piacciono, eppure queste devo dire, devo ricredermi perché mi stanno piacendo, non so, boh, forse starò cambiando gusti. Comunque, Davinia, il profumo della Dove, lo sto usando per i deodoranti. Mi sto facendo un deodorante che vi dovrò fare il video, un deodorante. Ho visto molte ricette su internet, però io l'ho modificata veramente tantissimo, devo dire che funziona da Dio ed è come un cremino, solo che io lo metto nel roll-on in modo da facilitarmi le cose senza prenderlo con le mani. Vi farò il video comunque. Poi ho preso Paradiso. Questa qua è fiorita, è molto fiorita, non mi dispiace, però se devo essere sincero non la ricomprerei perché sicuramente gli farò un profumo a mia mamma con questa boccettina. È molto 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 femminile, non mi piace. Poi Baby Butterbee lo adoro. È la fragranza che mi avete visto usare anche nel tutorial, quello del primo dei saponi. Questo qua Baby Butterbee sulle fragranze di Grace Fruit. E niente, ci vediamo al prossimo video, spero che questo vi sia piaciuto. E un bacio a tutte e vi ringrazio veramente per ogni commento che mi lasciate, per me è una gioia, grazie.